Giornata di lutto e profonda tristezza oggi a Marano Vicentino dopo la costernazione che da martedì ha pervaso l'intera comunità. La notizia della morte di Carlo Saccardo, 48enne del paese, in un incidente stradale avvenuto a Giuliano. Dopo la concessione del nulla osta alla sepoltura da parte della Procura di Vicenza, non è stata ritenuta necessaria l'autopsia. Oggi alle 16 si terranno le esequie nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Annunziata. A Marano si attende un pomeriggio dedicato all'operaio della cartiera Burgo di Lugo di Vicenza, dove ogni mattina, sempre di buona lena, si recava in bicicletta a conferma dell'attitudine a praticare sport che caratterizzava Carlo, conosciuto nell'ambito delle corse podistiche, con particolare predilezione per quelle in montagna. Spesso il 48enne, cresciuto nella cittadina dell'Alto Vicentino, dove sempre ha vissuto anche da adulto, si presentava al via delle competizioni più frequentate dagli appassionati del genere. La sua mountain bike, su cui saltava in sella ogni giorno con qualsiasi meteo al mattino presto, è rimasta incastrata sotto il camioncino che lo ha investito martedì alle 7.35 fronte ai impianti sportivi in via della Libertà a Giuliano. Intorno alla vittima del violento investimento, che secondo i rilievi è avvenuto in prossimità del passaggio predisposto per l'attraversamento ciclopedonale sulla nuova ciclabile, si sono prodigati a lungo i soccorritori del 118. Pronta a fianco, atterrata sul parcheggio del campo da calcio, anche l'eliambulanza giunta da Verona. Purtroppo Carlo, l'anima di Carlo Saccardo, quel volo verso il cielo lo aveva già intrapreso senza possibilità di ritorno, morendo sul colpo a causa dei politraumi subiti durante l'impatto sul mezzo commerciale. Per i carabinieri e il procuratore non si susterebbero dubbi sulla dinamica, tali da ordinare un esame sul corpo del maranese. La vittima dell'incidente non era sposata e non aveva figli. Tanti i messaggi di cordoglio. Per quanto riguarda la posizione dell'investitore, vicentino 52 anni, residente a Calvene, PP le iniziali, era scontata fin da martedì mattina la denuncia, poi ratificata per omicidio stradale.